Buono, 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 buono il passino, buono, no, 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 fermo. No, 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 chiamata prima, no, dai. Pasquetta al galoppo a San Vincenzo con l'undicesima edizione del Palio della Costa Etrusca. Questa è una storica manifestazione, l'unica in Italia che si corre a pelo sulla spiaggia, dove i fantini montano velocissimi puro sangue indossando casacche dei comuni della Costa Etrusca. È buona questa, ed è scatta Giovanni Aziani, TTA in vantaggio nei confronti di Tremendo. È partito bene anche Andrea Cog, dove i primi 200 metri di gara, cavalli che stanno completando la prima parte del percorso in vista della piegata di fondo. TTA in vantaggio sulla piegata con la rincorsa anche per Pacini, che poi sopravanza per la terza posizione Andrea Cog, cavalli sulla piegata di fondo con sempre in avanti Francesco Caria ed Andrea Azzeni al completamento e all'uscita della piegata, con i due che vengono verso il centro della pista. È Caria che è in vantaggio, Azzeni molto largo, due che vanno a cercare la parte interna, e ancora in buon vantaggio Francesco Caria. Giovanni Azzeni che prova a mantenersi in seconda posizione, ma è in totale controllo Caria, è in totale controllo Francesco Caria che vince. Alessandro Bandini, sindaco di San Vincenzo, buongiorno signor sindaco. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Finalmente ci siamo, eccola qua, l'undicesima edizione del Palio della Costa Etrusca, una manifestazione che lei ha voluto fortemente. Diciamo sì, ma più che altro chi è che l'ha voluta sono i nostri appassionati di cavalli e degli sport equestri, in particolar modo Roberto Saggini, che con la sua magistrale organizzazione e direzione ha reso possibile ritornare a questa tradizione che è l'undicesimo palio della Costa Etrusca, che torna dopo 12 anni, e questo grazie a tutti i volontari, grazie soprattutto a Roberto e all'organizzazione che ha permesso questo evento che aprirà la stagione turistica 2017. Sono attesi veramente tantissima gente, qui si parla di più di 10.000 persone. Beh, da giorni sono esauriti tutti i biglietti da tribuna, abbiamo un parterre che può ospitare fino a 5.000 persone, insomma credo il successo sia assicurato, ma non voglio anticipare, spero che comunque sia una bella giornata per tutti, all'insegna del sole e fortunatamente ci ha baciato. Questo è anche San Vincenzo, no? San Vincenzo, sole, mare, spiagge e pinete, oggi sport equestre, e comunque vi aspettiamo per passare qui un weekend e una giornata, sempre ospiti di San Vincenzo e della Costa Etrusca. Grazie signor sindaco. Grazie a voi. Sono con Luciano Toncelli, presidente del Palio della Costa Etrusca. Signor presidente, insomma, un bel successo essere riusciti ad organizzare una manifestazione così complessa come questa. Sì, buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Diciamo finalmente Palio, non è stato facile, è stato un percorso difficile, però grazie all'aiuto dell'amministrazione comunale che ci ha supportato in tutto e per tutto, del dottor Giacobbe Ferruccio, che in maniera consistente ha permesso la realizzazione di questo evento, la banca di credito di San Vincenzo, e niente, vedo che il pubblico sembra numeroso, la giornata è eccezionale, il Signore ci ha voluto bene. E niente, speriamo che vada tutto bene, per gli amanti dell'ippica e non, sarà un bello spettacolo, speriamo che vada tutto bene. Buon pomeriggio e buon palio a tutti, grazie. Questa buona partenza per Scompiglio, per portarsi in vantaggio dopo 100 metri, prende buon margine, così Frecciolino che rimane quarto, quinto per corsi interne, parte bene Carlo Sanna che è secondo, all'esterno, anzi adesso all'interno, visto che affronta la piegata a mano destra, Dino Pes che due posizioni le sta guadagnando, c'è l'ultima curva, Dino Pes, manovra eccezionale e al completamento della piegata Dino sta attaccando i primi, al completamento e all'uscita dalla stessa si ritrova in vantaggio
Dino Pes inseguito da Carlo Sanna, Scorpiglio che rimane un po' lì, la rincorsa largo per Frecciolina, ma ancora 3-4 dietro, il terzo che accetta la lotta è Sebastiano Multas con grandine, lotta a 3 a fil di Pano, stretta, Dino Pes all'esterno. Sono con Andrea De Gortes, lui è il fantino dei fantini qui al Palio della Costa Etrusca. Ciao Andrea, come stai? Bene, grazie. Aceto, lo devo dire, perché lui è conosciuto come Aceto. Cioè, io il Palio di San Vincenzo l'ho fatto nascere, però io non ho mai vinto oltretutto. Non ci ho mai, ci ho corso solo 3 volte, ma non ho mai vinto. Un sacco di altri pagli. Tutti, i pagli l'ho vinti dappertutto, meno quello di San Vincenzo. Andrea, cosa deve avere un fantino per poter fare, per avere tante vincite? Secondo me è un insieme di cose, prima di tutto deve avere le capacità e poi naturalmente la fortuna deve essere sempre un po' dalla tua parte e te la devi aiutare di continuo, non solo per i fantini, proprio nella vita, deve tirare sempre il vento al tuo favore. Io ero bravino o bravone e la fortuna mi aiutava quasi sempre. Quanto amore ci deve essere con il proprio cavallo? No, naturalmente te devi essere innamorato dei propri cavalli che monti, perché io adoravo i cavalli, ma adoro anche ora, anche se non li monto più, però è un lavoro meraviglioso questo, veramente. Poi chiaro, correre qui è troppo bello, vedi il mare, non rischiano né cavalli né fantini, quindi meglio di qua. Con Ferruccio Giacobbe, presidente onorario del Palio della Costa Etrusca. Allora, presidente, un supporto molto importante della Magic per la realizzazione di questa manifestazione, anche in ricordo di Piero Giacobbe, che è suo padre. Diciamo che noi siamo sempre stati molto sensibilizzati da questo evento, che oltretutto è stato fatto per molti anni ai tempi di mio padre. Abbiamo smesso per circa una decina d'anni, non si sa per che ragioni, molto probabilmente anche per ragioni di spazio. Quest'anno sono stato chiamato dal sindaco, dal signor Saggini e dal presidente, che è un mio carissimo amico, e mi hanno ricoinvolto in questa avventura che io a livello personale amo moltissimo, perché sono coinvolto sia nell'ippica come cavalli, come allevatore, e oltretutto sono da tanti anni nel paese, io adoro questo paese. Qui oggi una giornata splendida, anche veramente, che ci ha aiutato tantissimo. Beh, diciamo che ci ha aiutato, siamo stati fortunati, ci ha aiutato diciamo, il contorno, la gente, il clima e il paesaggio, che penso che sia uno dei più belli d'Italia. Questa scatola all'esterno, Suvereto, braccia a frusta insieme a Rosignano, Suvereto e Rosignano, poi c'è Piombino, Suvereto e Rosignano, la partenza veemente con i due che vanno a cercare lo steccato opposto, Piombino di rincorsa, quarto è San Vincenzo, poco prima dell'ultima, della prima curva, c'è lo scarto, attenzione, c'è lo scarto da parte di Rosignano, quindi c'è l'ingresso della piegata conclusiva e all'uscita si trova Suvereto in vantaggio, inseguito da Piombino, poi lo scatto anche di Cecina che ha preso vantaggio, attaccato da Bippona, Cecina, Bippona e poi Piombino, lo scatto di Bippona, Bippona, fil di palo, batte Cecina, poi Piombino, San Vincenzo, Suvereto. Se amate le verdure e il pesce, vi consigliamo l'insalatone del marinaio che fanno al ristorante Il Timone a San Vincenzo.